appello lanciato dal comitato. Generi di prima necessità e di cartolibreria in attesa. Da un'idea lanciata da un gruppo Facebook nasce a Capaci un'iniziativa di solidarietà, accoglienza e condivisione. Sentiamo di cosa si tratta. Promuovere e diffondere la cultura della gratuità come aiuto concreto nei confronti di chi in questo particolare momento di crisi versa in condizione di disagio economico attraverso un'iniziativa collettiva di solidarietà e beneficenza. Un volontariato sociale che nasce su Facebook grazie al gruppo e Capaci sia naturale prosecuzione del profilo Cosa vuoi per Capaci, creati entrambi da Orazio Ferrante. La proposta è stata condivisa da diverse attività commerciali del paese, tra queste bar, panifici, pizzerie da sporto, negozi di frutta e verdura, cartolibrerie. Il meccanismo per aiutare il prossimo è semplice ed è stato già collaudato in diversi paesi europei ed anche a Napoli. Il principio è quello di acquistare anche per chi non ha le possibilità. Questa è un'iniziativa che nasce dall'esigenza di ritrovare fra noi capacensi, capacioti, perché qualcuno sottolinea che capacioti è più giusto, è quella di ritrovare così quelle forme di solidarietà e quindi di condivisione, anche di accoglienza, ma soprattutto innescare una cultura della gratuità, che è un pallino che mi sono posto, che è quello di proprio fare dei gesti verso il prossimo gratuitamente, a cominciare proprio da quelli che sono le attività commerciali, che hanno bisogno di respirare e quindi anche di farsi conoscere per la loro bontà, iniziativa, tutto quello che possono mettere a disposizione. Ecco, con questa iniziativa vuole essere, come a Napoli, come mai succede ovunque, all'estero quasi ovunque, che nasce come caffè in attesa, noi abbiamo fatto diventare anche quaderni in attesa, pizza in attesa, frutta in attesa, pane in attesa, perché c'è tanta gente che non si può permettere magari il pane quotidiano, ma magari l'esercente si prende l'impegno così gratuito anche lui di annotarsi quelle persone che vorranno pagare del pane in più o il quaderno in più oppure la frutta in più, e quindi e poi magari entra quella persona bisognosa e dice: ah, ma c'è del pane in attesa? Sì, ecco, qualcuno te l'ha pagato a tua insaputa, e si sente così avvolto da questo gesto di generosità e cambiare anche mentalità. Un'iniziativa che nasce in un momento particolare per Capaci, ma in generale per tutto il comprensorio, dove si sta vivendo una profonda crisi economica. Lei, con il suo lavoro da assistente sociale, tocca con mano questo disagio. Il disagio è sempre di più in aumento, è il senso di solitudine che avvolge chi è vittima di questo disagio è molto forte, per cui dico, abbiamo assistito in tutta Italia casi di suicidio perché ci si sente profondamente soli, oltre che essere abbattuto dal bisogno, si è abbattuti dall'abbandono totale di chi ci circonda e dalle istituzioni, per cui abbiamo pensato nel nostro piccolo di poter sostenere i nostri vicini di casa, ma dico, vogliamo essere di esempio per chi sta più lontano, vogliamo fare sentire loro la nostra vicinanza, e io credo fortemente che stimolare le coscienze, alla fine qualcosa si produca, e di conseguenza bisogna partire, bisogna decollare, bisogna comprendere che non possiamo rimanere spettatori di una tragedia, ma bisogna darsi da fare, che se le istituzioni non possono arrivare ad un certo punto, ad una svolta, ad una forma di sostegno, lo dobbiamo fare noi verso i nostri vicini, verso chi ci sta accanto, per fare comprendere a loro che non sono soli, in modo da diminuire questa distanza che si è creata nelle relazioni umane, cioè vivere attraverso un mondo mediatico ovviamente ci ha veramente allontanati, ha creato una distanza notevole fra noi e l'altro, e questa distanza deve essere ridotta, e può essere sicuramente ridotta da un gesto così gratuito, così piccolo in fin dei conti, perché se pensate che un filone di pane può costare 50 centesimi, e dico, si può fare, ecco, ci vogliamo che... Presentato.